Vi ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 a Marghera, e che da sabato sarò sull'altipiano di Asiago. Sull'altipiano di Asiago sono sempre disponibile a farmi una birra, a farmi una chiacchierata con chi è disponibile a farsi una birra e a farsi una chiacchierata, chiaramente. Se uno non beve birra, può bere qualcos'altro. Il diavolo collabora con lo stregone. Questo qua è il martello delle streghe. È cattolico affermare che per ottenere un effetto di stregoneria il diavolo debba sempre collaborare con lo stregone, o che possano invece produrre tale effetto l'uno senza l'altro? Il diavolo senza lo stregone o viceversa? Quello che vi ho appena accennato in questo momento fa parte del martello delle streghe di Cramer e Sprenger, due bravissimi macellai benedetti dal Papa e che hanno macellato decine e centinaia di persone, migliaia di persone, con l'avallo delle bolle papali. E si chiedono questo: il diavolo collabora con lo stregone? Cioè un individuo è uno stregone se ha il diavolo, o può essere uno stregone senza il diavolo? Il problema da cui loro partono è l'affermazione di un diavolo come potenza esterna, come individuo esterno, come essere in sé. Loro ignorano volutamente la storia. Che cos'è il diavolo? Il diavolo è il demonio. Il demonio che noi troviamo anche nella Bibbia e che Gesù scaccia dalle persone. Bene, demonio in greco significa divino. Demonio altro non è che il divino dentro la persona. Allora, una persona può essere uno stregone senza il suo divino? Cioè, una persona può essere uno stregone senza che il corpo luminoso, senza che il divino dentro di lui cresca? No. Senza che il divino cresca nella persona, una persona non può essere né un apprendista stregone, tantomeno uno stregone. Per essere un apprendista stregone o uno stregone, bisogna sviluppare essenzialmente il divino che c'è dentro. Per essere in ginocchio, bisogna distruggere il divino dentro la persona. Questo è un bellissimo gioco sofista, perché i cristiani altro non hanno fatto che costruire una visione del demonio. Che cos'è il demonio? Non è altro che un essere perverso. Ma quando sono stati scritti i Vangeli, il demonio non era un essere perverso, era un termine greco che stava a significare divino. E di questo divino il Gesù di Nazareth ne aveva paura. Perché? Perché lui non aveva il divino dentro di sé. Lui era in ginocchio davanti al suo Dio. Lui era l'agnello sacrificale in funzione del suo Dio. Pertanto lui non aveva nessun divino dentro di sé. E quelli che hanno scritto prima dei Vangeli la filosofia fondamentale che dopo diventerà la filosofia dei cattolici, dei cristiani in generale, dei Vangeli di questo tipo, erano persone senza divino dentro, erano persone in ginocchio. Cosa vuole una persona in ginocchio? Una persona in ginocchio deve garantirsi il poter vivere in ginocchio, deve poter garantirsi la distruzione di ogni divino possibile, perché ogni divino la fa sentire colpevole di non aver sviluppato il proprio divino. Dunque, Sprenger, scusate, e Cramer si chiedono: è cattolico affermare che per ottenere un effetto di stregoneria il diavolo debba sempre collaborare con lo stregone, o che possano invece produrre tale effetto l'uno senza l'altro, il diavolo senza lo stregone o viceversa? In realtà l'uno e l'altro sono la stessa cosa. Chi sostiene la prima delle due possibilità, cioè quella del diavolo senza lo stregone, si rifà ad Agostino. Però ricordiamo sempre che Agostino aveva il problema di distruggere le divinità romane, aveva il problema di distruggere tutto il divino che lo circondava. Si crede che tutto quello che accade di visibile possa avvenire a opera di potenze inferiori dell'aria. Ricordiamoci sempre che Agostino fu un gnostico, cioè lui aveva la visione delle varie potenze e delle varie potenze creatrici, aveva la visione dello Dio sconosciuto,
aveva la visione del demiurgo e aveva la visione della materia che crollava. Pertanto, dice sempre, ma tutti i danni corporei non sono invisibili, ma sensibili, e possono quindi avvenire ad opera dei diavoli. Dunque, la degenerazione del corpo, secondo sto Kramer e Sprenger, avveniva per opera dei diavoli. Attenzione però, se io vedo una degenerazione del corpo, sicuramente questo è avvenuto ad opera del diavolo. Dunque, se uno ha delle malformazioni fisiche, è dovuto ai suoi peccati, è dovuta all'opera del diavolo. E allora lo bruciamo. Teniamoci bene in chiaro questi concetti, perché da questi concetti noi partiamo per la promessa divina, la promessa della salvezza del Gesù. E Gesù di Nazaret dice: io sono la salvezza. Bene, dopo che la salvezza non si realizza perché lui ha mentito, vediamo dove i cristiani vanno a parare. Adesso vi leggo un pezzo scritto in un italiano molto bieco, dopo vi dirò da dove l'ho preso. Essendo così, tosto che i morti pervengono là dove menato è ciascuno dal suo demone, la prima cosa sono giudicati e disceverati quelli che vissero bene e santamente e quelli che no, cioè vengono separati quelli che hanno vissuto bene e santamente e quelli di no. E quelli che appare essere vissuti né bene né male vanno alle rive d'Acheronte e montati su barche che sono ivi per loro, navigano alla volta della palude, dove pervenendo ivi rimangono e purificandosi ed espiando i loro peccati, se mai fatti ne avessero, sono assolti e ricevono un premio delle buone opere secondo che meritano. Quelli poi che paiono insanabili per gli smisurati peccati, o vuoi per i molti rubamenti di templi, o per gli iniqui uccidimenti, o per altre cotali ribalderie, costoro, un fatto ben meritato, caccia nel Tartaro, di dove non rivengono mai più. Quelli poi che hanno commesso peccati rimediabili, avvegna che grandi, sia che mossi ad ira, facessero alcuna violenza contro il padre o alla madre, e poi si pentissero, e così pentiti menassero tutti l'altro tempo di loro vita, sia che in alcun'altra simile maniera fossero ucciditori di uomini. Accidenti, che difficile che sia l'esa sta roba, costoro necessità. E che siano buttati dentro il Tartaro e stati laggiù un anno, l'onda fuori li ributta, gli omicidi nel cocito e i percotitori di padre e della madre nel piriflegetonte. E poiché trasportati sono alla palude a Cherusia, quivi gridano e chiamano quelli che essi hanno ucciso o quelli che hanno fatto villania. E sì, chiamandoli pregano e supplicano perché li lasciano campare dalla rapina dei fiumi e uscire fuori dalla palude, e perché li ricevano. E se li commuovono, escono fuori e si hanno requie dei mali. Se poi no, di nuovo sono tirati nel Tartaro e di là di nuovo tirati nei fiumi, non prima riposando da cotali patimenti, che muovano a pietà quelli quali essi ebbero offesi, imperoché questa è la pena ordinata loro dai giudici. Quelli poi che appare essersi segnalati per la vita santa, questi sono liberati dai sotterranei luoghi e tratti fuori, come da carcere, supervengono in stanze molto luminose, sopra la terra, e qui vi abitano, e quelli quali furono sufficienti mondati dalla filosofia, vivono sciolti da ogni vincolo del corpo tutto il tempo futuro, e pervengono in abitazioni ancora più belle, le quali non è facile descrivere, e poi il tempo non passa. Pertanto, o Simma, considerando ciò di che si è ragionato, bisogna che si faccia ogni cosa per essere buoni e savi nella vita, imperoché il premio è bello e grande la speranza. Bene, questa è la descrizione del giudizio dell'inferno e del paradiso,
fatta da Platone, messa in bocca a Socrate, credo all'incirca nel 400 avanti Cristo, mentre sta per morire. Dunque, abbiamo il giudizio, abbiamo l'inferno, abbiamo il premio per i buoni e abbiamo il castigo per i cattivi. Come vedete, è successo questo. È successo un grandissimo guaio. Il Gesù di Nazareth è venuto per salvare l'umanità. E la salvezza consisteva nella resurrezione della carne. Praticamente non c'è nessun futuro dopo la morte del corpo fisico. Infatti loro non potevano vederlo, perché loro non avevano il demonio dentro, non avevano il Dio che cresce dentro, non avevano il corpo luminoso. E allora devono ricorrere a Socrate e a Platone. Vediamo un attimo. Pronto? Dunque, dovevano ricorrere a Socrate e a Platone, dovevano descrivere un paradiso e un inferno in cui i buoni e i cattivi venivano premiati oppure condannati. Pertanto, del cristianesimo non ha nulla della promessa divina. Pronto? Pronto? Pertanto non esiste nessuna promessa divina, esiste una scoppiazzatura di Socrate. Socrate scrive attraverso Platone, va dicendo nel suo Fedone che c'è un inferno e c'è un paradiso e dà una descrizione. Questa descrizione verrà ripresa dai cristiani, infatti i cristiani affermeranno che anche prima di Gesù qualcuno era giunto alla saggezza e alla conoscenza, e fra i quali ci mettono dentro anche Socrate. Solo che subito dopo dice: è vero che il sostenere che le cose vadano propriamente come io ho esposto non si conviene a un uomo savio. Dunque dice: quelle che ho detto io sono delle grandi imbecillità. Questo è quello che dice Platone attraverso Socrate. Dunque la descrizione dell'inferno e del paradiso altro non è che una grande sciocchezza, che però fa comodo ai cristiani. Fa comodo quando? Quando la promessa del Gesù di Nazareth si dimostra una buffonata. Cioè Gesù di Nazareth ha mentito su tutta la linea, tutta la sua filosofia, tutto il pensiero che gli espone è una truffa, allora bisogna andare a cercare qualcos'altro. Bisogna rimandare la truffa il più lontano possibile. E a questa truffa ci penserà Agostino, il quale non farà altro che coniugare quella che è la truffa della resurrezione con il Fedone di Socrate. Pronto? Male a parlare così, stiamo già scrivendo quotidiani per la tua trasmissione. Capio? Ti arriva una lettera a casa. Bene, abbiamo sentito cosa hanno da dire i cristiani. Quando non c'è nessuna promessa di Dio, ci sono solo le minacce naturalmente fanno solo ridere. Pronto? Pronto? Ciao. Ah, pronto, ciao, sono Susanna. Dimmi. Senti, volevo dirti, molto interessante la trasmissione, volevo farti, mi senti? Sì, sì, ti sento bene. Volevo farti una domanda. Prima, non so se mi sbaglio, hai detto che tra il 1600 e il 1700 la stregoneria, soprattutto in Francia, era al massimo del suo fare e della sua attività. No. Sbagliato allora. No, nel 1789 c'è il cambiamento. C'è tutto un processo che va dall'800 fino al 1779. Ah, ho capito, non ha, cioè, dal 1800 hai detto? No, dall'800. Ah, dall'800. Cioè, praticamente sì. dalle stragi di Carlo Magno, cessa il paganesimo e gli ultimi pagani si trasformano in stregoni. Ah, ho capito, perché avevo magari visto qualcosa sulla massoneria, balsamo. Ah, sì, beh, ma trovi fuori queste cose, sì. Ma queste sono apparenze, sì, hanno, più che stregoneria vera e propria. Tutto il contrario, era in piena, ormai non c'era più niente a quell'epoca, dici? No, c'era ancora, soltanto che quelli che tu leggi di Cagliostro, sì. di Statri, sono degli sbuffi che vengono fuori, capisci? Sono dei messaggi che vengono fuori. Però la stregoneria è quella che prepara la rivoluzione francese, in sostanza. In questo sì, proprio a questo mi riferivo. Sì. Quindi vuol dire che era abbastanza attivo allora? Sì, erano attivissimi, sì. Sì, se magari
potresti magari ampliare il discorso, magari non adesso, un'altra volta. Sì, no, io ogni trasmissione adesso, no? Tratto un argomento per secolo. Sì. Per esempio, adesso ho trattato la schiavitù, la prossima volta tratterò la cavalleria. Sì. Aspetta un attimo, te lo dico subito, guarda, sì. Sei un attimo di pazienza. Sì, sì. Tratto la cavalleria, poi le crociate, in particolare tratterò le crociate popolari, le crociate dei bambini, sì. Poi l'eresia, in particolare con l'eresia catara, sì. Che è un'amica nostra anche interessata, sì. Nel 300 parlerò, nel 14 secolo, dunque qui ho segnato l'inquisizione di Bernardo Agui, ma credo di aver cambiato argomento. Sì. Comunque in ogni caso nel 400, nel 15 secolo ciò che precede è scoperto l'America, sì. e dopo vedrò cosa fare ancora. Sì, ho capito. Comunque questa è la traccia che sto facendo in questo momento. Comunque molto interessante. Grazie. Sì, io comunque ti ascolto e anche adesso che mi hai detto magari cercherò di stare attenta, magari soprattutto anche per certi argomenti che hai detto che tratterai. E comunque ti ringrazio, ci sentiamo e comunque mando a quel paese la persona che ti... Ah, ma non ha nessuna importanza, amica mia, non ti preoccupare. No, è un fatto proprio, cioè così, di scaramantico, diciamo. Sì, sì, sì. Perché, insomma, sempre minacciare le persone proprio. Sì, certi sistemi non dovrebbero ormai essere, sparire dalla faccia della terra. Indubbiamente. Vabbè, ti saluto. Ciao, grazie, ciao. Sì? Pronto? Pronto? Susanna è una puttana. Bene, abbiamo sentito a che livelli di bassezza e di vigliaccheria le persone giungono, ma è abbastanza normale, penso, no? Cioè, quando si agisce a mettere le persone deboli sui roghi, quando si bruciano le persone, quando si chiudono gli occhi delle persone indifese, si arriva a questo e anche a ben oltre, ma è pure semplice vigliaccheria, nient'altro, insomma. Ecco qua, come vediamo a questi livelli si giunge. Benissimo, andiamo ancora avanti. Abbiamo detto che il Gesù di Nazareth ha mentito, aveva detto che nella sua non passava quella generazione prima che lui fece risorgere le persone, e naturalmente non riuscendo a far questo si è dovuto trasformare le cose. Trasformare le cose significa portare la promessa divina alla fine del tempo. Portare la promessa divina alla fine del tempo significava usare qualcos'altro, e il fedone di Socrate gli andava benissimo. Pronto? Ciao Gianni. Innanzitutto direi non dare peso agli imbecilli, cosa vuoi che sia. No, ma infatti non è nessun problema. Senti, una cosa, io ti ascolto sempre il giovedì perché sei l'unica voce fuori del coro in questa melassa di cristianesimo. E così. C'è una cosa però che, un piccolo appunto, questa, pronto, fisico? Sì, sì, tanto? Sì, no, è un pochino, sì. Questa, diciamo, questa nuova fede che è cominciata 2000 anni fa, no? Sì. Ecco, questo nuovo credo è nato dal basso, non è nato nella stanza dei bottoni, è nato da alcuni strati della popolazione. Sì, sì, è vero, vero. Non acculturata, perché tanto è vero che non era nemmeno stata scritta nei primi secoli, giusto? Certo. Ecco, non si capisce, ecco, non si mette in evidenza quali sono i lati positivi, perché indubbiamente non si può disconoscere che non abbia avuto successo, tanto è vero che, sì, sì, beh, che crede, indubbiamente. E non solo, ma il credo precedente a cui tu ti rifai, no? Cui io sì. Guardo anche con simpatia, cioè il paganesimo, che era molto più vicino alla realtà, alle cose, no? E abbia perso terreno nei confronti di questa cosa. Io credo che cioè se si vuole fare un'analisi critica profonda e diciamo credibile anche agli ascoltatori, bisogna soprattutto sviscerare questo argomento. Io penso che il cristianesimo, a differenza del paganesimo, allora abbia dato una risposta a problemi sociali di livello superiore a quello che il paganesimo dava. Allora dico.
Poi dopo, con l'andare del tempo, le cose sono cambiate, ma ormai si era già affermato, già diventato struttura, già diventato strumento di potere. Ma all'inizio io credo così. Certo, tu hai più cultura di me. No, io non ho più cultura di te, però non sono d'accordo con quello che stai dicendo. Allora, spiegamelo in modo convincente. Cercherò di spiegarti in modo convincente. Ti ascolto per anni. Grazie, ciao. Allora cerchiamo di spiegare in modo convincente la cosa. Il cristianesimo altro non era che una filosofia come altre. Vediamo un attimino. Pronto? 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 Vabbè. Allora cerchiamo di espletare la cosa. Il cristianesimo altro non era che una filosofia come... Scusate un attimo. Non era altro che una filosofia come tante altre. Cosa succedeva questo? Succedeva che la gente, nel paganesimo c'erano tanti stili di filosofia, no? Il cristianesimo aveva la caratteristica di essere la setta chiusa, cioè il gruppetto che si radunava attorno al Dio che aveva fatto una promessa. Cioè il profeta cristiano cosa aveva fatto? Aveva promesso alle persone di essere sue, le sue persone. E questo tipo di credo, che era assurdo nella società civile, andava benissimo per il piccolo gruppo che fosse emarginato dalla città. Un piccolo gruppo che si radunava e si identificava con una promessa divina, con una forza del Dio che particolarmente li proteggeva, con i quali speravano di aumentare il loro peso sociale. Questo, naturalmente, è un'arma, cioè riuscire ad assoggettare le persone a un Dio significa impossessarsi della persona. Se il piccolo gruppo si impossessa di propri aderenti e costringe i propri aderenti in ginocchio davanti a una fede, a un qualcosa, non fa altro che piegare le persone alla propria fede e diventano sue, cioè diventano proprietà. Anche se magari sono lo schiavo di Caio, è sempre legato a quella fede, perché attraverso quella fede egli si trova emancipato, cioè egli si trova nella condizione di poter essere alla pari del padrone, proprio perché fa parte di un gruppo, fa parte di una setta. Questa è la forza del cristianesimo, è la forza clandestina. In quel momento ce n'erano parecchie organizzazioni clandestine a Roma, sto parlando per esempio di i mitriani e anche altre, insomma. Però il cristianesimo aveva la caratteristica di piegare gli individui fino a farli aderire completamente alla propria fede religiosa, cioè snaturava le persone, le svuotava finché diventavano soltanto in ginocchio davanti al Dio. Pertanto il potere del cristianesimo era quello di impossessarsi delle persone, cioè di piegare le persone in maniera tale da riuscire a fare quello che lui vuole. Ed è diventato abbastanza potente all'interno della società romana, anche se lavorava a livelli minimi, lavorava a livelli della serva, di qualche aderente alle famiglie, cioè anche aderenti, però è diventato sufficientemente forte da imporsi all'interno dell'impero. Quando poi c'è stato lo scontro, quando poi le cose sono cambiate, effettivamente i cristiani avevano un esercito, avevano una potenza da vendere all'imperatore. Cioè l'imperatore Costantino qua si è accorto non solo della funzione ideologica che aveva il cristianesimo, ma anche del fatto che il cristianesimo aveva uno strato abbastanza compatto di individui, cioè di individui che si muovevano come un'armata, anche se era ideologica, con i quali poter agire all'interno del sistema sociale. Questa armata compatta era più forte di tutti i vari credi pagani, di tutti gli infiniti credi pagani che erano invece divisi. Cioè il senato aveva il suo credo, la nobiltà aveva il suo credo, la plebe aveva il suo credo, la città vicina a Roma aveva le sue divinità principali, quest'altra città aveva un'altra divinità principale. Mentre invece il cristianesimo era un'armata compatta, era abbastanza compatta sul territorio nazionale. Questa era la forza del cristianesimo. Cioè, mentre gli altri, i paganesimi, sono relazioni fra gli individui e il loro circostante, parliamo naturalmente dei contadini, eccetera, mentre invece il paganesimo imperiale aveva già un'altra struttura,
Però il paganesimo imperiale non si imponeva alle persone della plebe, non si imponeva al contadino, era soltanto il paganesimo imperiale, il paganesimo nobile, il paganesimo da scena, non era la relazione fra gli esseri umani e il loro circostante. E ogni città, ogni gruppo, ogni contrada, ogni tensione filosofica aveva la sua divinità. Per cui davanti a una massa che si muoveva compatta, il cristianesimo col Dio unico, con la promessa divina, con la resurrezione della carne, con la promessa che la fine del mondo ormai era imminente, che Gesù da un momento all'altro sarebbe venuto dalle nubi per dividere i buoni dai cattivi, avevano una massa compatta per agire all'interno del cristianesimo, del paganesimo. Questa è la forza del cristianesimo. Il paganesimo non conosceva il male, non conosceva questo, rappresenta il male in realtà. Perché? Perché piega a se stesso gli individui. Anziché liberare la percezione degli individui, altro non fa che piegare gli individui a se stesso. Il paganesimo invece tende a dilatare gli individui, tende a espandere gli individui, tende a coltivare la soggettività percettiva dell'individuo. Partendo da questo, il paganesimo era più debole rispetto al cristianesimo. Non riconosceva il male, cioè non si è accorto il cancro che il cristianesimo portava, la distruzione delle persone. Sembrava che fosse una cosa normale, una di quelle cose passeggere. Nella storia ce ne sono già state, per esempio gli Assiri, anche gli Assiri usavano la religione, lo sterminio, la strage come mezzo di dominio, mezzo per piegare gli individui. Però altri paganesimi li hanno distrutti, cioè nella storia sono durati circa 150 anni, una roba del genere, insomma un periodo abbastanza breve. Hanno fatto disastri spaventosi, però sono stati superati da altri paganesimi. Mentre invece questo non poteva avvenire per il cristianesimo, perché non agiva come una popolazione esterna, ma agiva all'interno di ogni sistema sociale, con ogni gruppo, in ogni città, con una sua setta, con dei propri luoghi di culto e come massa di manovra. Erano massa di manovra in mano al prete, in mano al vescovo, in mano all'imminenza della promessa divina. Questa era la forza del cristianesimo rispetto alla debolezza del paganesimo. Chiaramente oggi le cose sono un po' diverse, perché ormai il male si è identificato, cioè il paganesimo ha identificato cos'è il male e cos'è l'orrore. Chiaramente oggi si è in grado di far fronte in maniera più ottimale, anche se il cristianesimo è in possesso del sistema sociale e determina i comportamenti, cioè cerca almeno di determinare i comportamenti. Le telefonate che avete sentito prima è un modo della pazzia cattolica, della pazzia cristiana. Tu devi fare quello che voglio io, tu devi pensare quello che voglio io, altrimenti io ti brucio, altrimenti io ti uccido. E questo cancro viene dopo a diffondersi. Se Costantino ha permesso al cristianesimo di avere la dignità di una religione, libertà di culto al cristianesimo, il cristianesimo si è preoccupato immediatamente a distruggere ogni libertà di culto, perché ogni libertà di culto metteva in discussione il suo esistere. E infatti la libertà di discussione, la libertà di opinione che esiste oggi in Italia, non è stato fatto in Italia, ma come nel resto del mondo, cioè come si cerca di fare in tutto il mondo, per noi è preziosa, è il frutto della stregoneria. Perché questo? Perché la stregoneria può esistere soltanto in libertà assoluta, cioè nell'assoluta libertà di pensiero, nell'assoluta libertà di percezione, nell'assoluta libertà di espansione dell'individuo. Dopo ne individua i vari blocchi, ne individua i vari ostacoli, però la stregoneria può esistere, la stregoneria e il paganesimo possono esistere soltanto all'interno di uno Stato laico, all'interno di una Costituzione in cui ogni diritto di espressione sia uguale. Questo non è possibile per il cristianesimo, perché il cristianesimo è una religione vuota, cioè una religione senza nessuna nulla dentro, e che ha un solo fine, un solo obiettivo, cioè quello di mettere in ginocchio le persone, quello di distruggere le persone. Questo è. Naturalmente uno Stato laico, uno Stato che garantisca la libertà di culto, la libertà di espressione, la libertà del fare delle persone, il fatto di non poter più mettere in ginocchio le persone blocca lo sviluppo del cristianesimo. Infatti noi oggi facciamo i conti in Italia, il cristianesimo sia no il 30% delle persone. Vediamo chi insulta adesso. Pronto? Sono ancora Gianni. Ciao Gianni. Senti, quindi tu dici che non si tratta tanto del contenuto, del tipo di risposta che dava il cristianesimo alla gente, ma del tipo di struttura che si era dato, esatto, al cristianesimo per andare avanti.
e quindi nella struttura anche attuale noi dobbiamo trovare il successo del cristianesimo, perché se diciamo che oggi è potenza a livello mondiale... 1 milione di missionari, eh? Sì, sì, no, appunto, ma anch'io sono convinto che la forza attuale della Chiesa sia il pilastro portante dell'idea cristiana e non tanto l'idea cristiana che porti la struttura della Chiesa. Penso che se la Chiesa fosse una struttura molto più debole, l'idea cristiana avrebbe qualche difficoltà. Infatti. Ecco, però io credo che comunque se oggi come oggi, con un livello culturale, la gente che ormai sa leggere e scrivere, sa, diciamo, non riesce a liberarsi da certi presupposti religiosi, vuol dire che qualche traccia l'ha lasciato e anche profonda. Sì, beh, ma il condizionamento educazionale esiste. Quindi bisognerebbe agire su quei punti, cioè... Uno di questi, io penso, nell'insegnamento religioso ai minori di 14 anni. Io dico 14 anni perché si individua in quell'età la pubertà. Comunque io credo che un individuo possa avere qualche speranza di libero pensiero nel momento che non è condizionato nella minore età da qualche credo religioso. Sì, sì, ma guarda che... Cioè, battersi in quella direzione. D'accordo. Va sì, bene, dimmi tutto. Sì. Niente, no, se vuoi ti rispondo per radio. Okay, d'accordo, ciao. Allora, questo che dice amico Gianni è vero, cioè nel senso che però il nostro obiettivo non è quello di impedire ai cristiani di diffondere il loro pensiero. Cioè, i cristiani per noi possono benissimo diffondere il loro pensiero, possono benissimo dire quello che pensano, a noi va benissimo, cioè noi saremo sempre pronti a difendere i diritti cristiani di fondo del pensiero. Quello che per ostacolare il cristianesimo non è necessario impedire ai cristiani di fondo del pensiero, basta diffondere gli altri pensieri. Oggi come oggi, se noi facciamo i conti in Italia, di cattolici fra cattolici osservanti e cattolici saltuari, a parte l'eccezione forse del Veneto, siamo su circa il 30% della popolazione. Cioè praticamente sono solo il 30% delle persone che seguono effettivamente il cattolicesimo. E effettivamente, sto dicendo che solo il 15% è osservante al 100%. Cioè è una percentuale che fino a 20 anni fa è ridicolo. Cioè, nessuno l'avrebbe pensato questo. È chiaro che facendo delle azioni più incisive probabilmente si può ridurre questo, si può aumentare il dibattito. Però noi sappiamo che il condizionamento educazionale non si può togliere con la violenza. Cioè io non posso dire a una persona, tu non devi più credere nel cristianesimo, farei una stupidaggine. Devo opporre le mie idee, il mio modo di essere a quello che è il cristianesimo, che poi io il cristianesimo considero come male, cioè è il male. Per cui un po' alla volta le cose cambiano sistematicamente. Il cristianesimo ha grandissime difficoltà. In questo momento qua in Italia c'è l'azione della CEI che sta tentando di avere le sovvenzioni per la scuola privata, sovvenzioni che sono vietate dalla Costituzione, cioè proprio rappresentano un attentato alla Costituzione, però stanno tentando in tutti i modi di avere queste sovvenzioni per riuscire a sopravvivere. Cioè, siamo arrivati a una cosa veramente insognabile fino a 20 anni fa. Vediamo chi insulta adesso. Pronto? Padova. Ciao Andrea! Ascolta, l'altra sera hanno fatto vedere, non so se hai visto per la TV, facevano vedere le guardie svizzere nel Vaticano. Non l'ho visto. E io pensavo fosse una cosa così folcloristica, col cavolo, fanno di quegli addestramenti con mitra, gli insegnano judo, karate. Hanno una funzione militare, ma solo devono proteggere il Papa, al di là del... Ma cavoli, io pensavo fosse una roba folcloristica. No, è serio. Cioè, mi ha fatto pensare proprio, cioè, una roba incredibile. Cioè, proprio, ma come fa il Vaticano ad avere armi, roba, cioè, una cosa... Capisco chi sono, però fallo vedere anche in TV. So. Devi capire, però, è sempre possibile un attentato, cosa del genere, capito? È giusto la protezione, cioè... Ma perché ha paura di attentati? Perché si vede che... No, ovvio, ha seminato odio, no? È quello il discorso, capito? Cioè, quello che mi ha colpito di più a me è che, cioè, addestrare la gente così a uccidere,
vuol dire che tu c'è gente in giro che vorrebbe ucciderti. Ma guarda, ma guarda che benissimo, un giorno può accadere anche a me che con un matto mi spari, insomma, dicendo ammazzo il guardiano dell'anticristo, eh? Sì. Cioè questo potrebbe succedere, come gli ha sparato il Papa, può ammazzare chiunque, insomma. Però effettivamente hanno paura. Hanno paura perché si vede che la politica che fa nel mondo, cioè si crea dei nemici, vuol dire che cioè, non è solo il pregare Signore qua, sono affari proprio di soldi politici, roba. Hai capito il discorso? Sì, questo sì. Sono convinto che è di questo io il discorso. Certo. Altro che cioè, loro hanno interessi economici enormi, eh. Beh, certo. Cioè, ma basta anche guardare, cioè, per esempio qua a Vicenza c'è il Banco Ambrosiano, non so che ci sono le razze di banche che non finiscono più, insomma. Sì, sì, beh. Cioè, tu metti insieme tutte queste cose, ti rendi conto che gente è, che cos'è, al di fuori di quello che predicano, voglio dire. Sì, ma è questa la Chiesa, È quello il discorso, ma va bene. Ciao. Grazie Andrea, ciao. E ringraziamo il nostro amico Andrea. No, effettivamente la Chiesa è una potenza economica e si regge soltanto perché è una potenza economica e basta. E i 150 miliardi o quelli che sono, che, per cui la parrocchia di Los Angeles è stata condannata a pagare, in fondo sono niente, sono una briciola, non è che scalfiscano. Il problema è un altro, il problema è quello della religiosità delle persone, è quello della vita delle persone. Questo è, secondo me, il vero problema principale. Riuscire a liberare la vita delle persone è quello che dobbiamo fare. Però non lo possiamo fare domani, cioè non lo possiamo fare immediatamente, lo possiamo fare un po' alla volta, generazione dopo generazione. Generazione dopo generazione riusciamo a inserire quelle variabili che permettono alle persone di scegliere. Questo è l'inizio, cioè se la persona, anziché essere messa in ginocchio fino a quando ha 3 anni, si comincia a scegliere, si dà la possibilità di scegliere, già questa è una variabile. Che poi una persona voglia mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, davanti al pazzo di Nazareth, va benissimo, sono affari suoi. Chiunque lo può fare questo. L'importante è che questo non diventi fare sociale, l'importante è che questo non diventi un modo di essere all'interno del sistema sociale. Dopodiché il bisogno del padrone potente che ti aiuti è un bisogno di pulsione di morte, cioè quando si priva una persona della capacità di prendere nelle proprie mani il proprio divenire e le proprie cose, ciò che è importante della propria vita, è chiaro che quella persona tende ad afferrare qualsiasi cosa gli permette di sopravvivere. Cioè, se tu privi la persona di sviluppare il Dio che ha dentro, il vuoto che rimane tende a sopravvivere. Cioè, la persona deve sopravvivere, se non altro per fare figli. E allora si aggrappa a qualunque cosa. E una di quelle cose che aggrappa è la promessa del Dio che ti fa risorgere, no? Cioè, tu ormai sei vuoto, arrivi alla morte, non hai più futuro oltre la morte del corpo fisico, però tanto il pazzo di Nazareth ha detto che tu risorgerai. E questa è l'essenza della promessa divina. Naturalmente, avendo mentito, nel senso che la risurrezione doveva avvenire nella sua generazione, questo ha mentito, cioè i Vangeli hanno mentito, perché chiaramente Gesù non è neanche esistito com'è, allora si prende Socrate, si prende Platone, e si prende la visione dell'inferno, del paradiso, del giudizio che dà Socrate. Questo è importante, cioè è importante sapere che la visione del cristianesimo, la visione dell'inferno e del paradiso non è di Gesù, non è dei cristiani, ma è di 400 anni prima, cioè appartiene alla filosofia greca. Però Socrate ci avverte che vero è che sostenere che le cose vadano propriamente come io ho esposto non conviene a nessun uomo savio. Cioè il fatto che mi vengo dito dell'inferno, del paradiso, del giudizio, del tartaro, del fatto che i cattivi vengono puniti, eccetera, non conviene a nessun saggio credere a una roba del genere. Beh, chiaramente è una cazzata. Questo però viene omesso dai cristiani. I cristiani dicono no, tu ti chiedi a credere al fatto che esiste un inferno e un paradiso. Nel frattempo cos'è che dai in cambio al credere questo? Dai il tuo essere in ginocchio, dai la tua energia, dai la tua fede acritica. E con questo rinunci a sviluppare il Dio che hai dentro, rinunci a prendere nelle tue mani il tuo divenire, la responsabilità della tua vita, la responsabilità delle tue scelte, rinunci a sbagliare, rinunci a porconare rispetto alle difficoltà che la vita ti pone davanti, rinunci a te stesso, cioè rinunci a diventare eterno, rinunci a trasferire la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso.
Bene, visto che ormai sono quasi alla fine, vorrei accennare un attimino al discorso che abbiamo fatto all'inizio sull'intento. Cioè, il corpo luminoso si mescola al corpo fisico pescando dall'astratto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi altri possiamo alimentare il corpo luminoso nell'azione di tutti i giorni facendo del pensiero astratto. Cioè, se uno pensa Iskei tutti i giorni e continua a pensare Iskei, e muore pensando Iskei. Adesso, non so, fare un esempio. Se uno comincia a vedere un meccanismo, a pensare di come esegue il meccanismo, a magari a vedere di riportare quel meccanismo in una situazione diversa, comincia a immedesimarsi in cose che ha vissuto, comincia a riflettere e a vedere le variabili, comincia a vedere cosa la sua azione che fa in quel momento produrrà in seguito, cosa in seguito può agire o non agire, fare o non fare. Questo è pensiero astratto. Questo pensiero astratto stimola il corpo luminoso, costringe il corpo luminoso a pescare nella percezione del circostante per portare alla ragione cose nuove. Cosa vi ho detto una volta parlando delle divinità romane? Noi abbiamo una divinità che è Force, Force che viene mescolato con Fortuna. Cos'è questo? È lo sconosciuto che ci circonda, è lo sconosciuto davanti al quale noi siamo disarmati. Però noi siamo disarmati come ragione, non come corpo luminoso. Come corpo luminoso noi dobbiamo attrezzarci per affrontare lo sconosciuto. Se noi affrontiamo il pensiero astratto e rafforziamo il nostro corpo luminoso, il nostro corpo luminoso aiuta la ragione ad affrontare lo sconosciuto. Cioè, anche se noi altri dobbiamo affrontare delle cose che non conosciamo, non siamo più avvinchiati dalla paura, che abbiamo magari un po' di timore, ma non abbiamo più la paura che ci blocca. Perché il corpo luminoso pesca delle possibilità, magari non è la possibilità migliore, però pesca delle possibilità da darci. Ed è importante questo, perché fuori da questo c'è solo la fine del corpo fisico con la fine del corpo luminoso. Non c'è più futuro. Pertanto lasciate perdere la promessa divina. Non esiste nessuna promessa divina. Non esiste nessuna promessa di un Gesù di Nazareth. Non esiste nessuna promessa per cui valga la pena di mettersi in ginocchio, che valga la pena di pregare. Esiste soltanto una cosa che valga la pena di prendere nelle proprie mani la propria vita, il proprio destino e il proprio divenire. Bene, io sono arrivato verso la fine del programma. Qui ho Mario che si sta leggendo il giornale che dice, vabbè, puoi andare avanti ancora 3 minuti, però ormai la mia voce comincia a disseccarsi. Ringrazio quelli che mi hanno ascoltato. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, Venezia, e vado in ferie appunto sull'altipiano di Asiago, per cui se qualcuno vuole mettersi in contatto con me stasera mi trovo a casa e anche domani mi trovo a casa. Vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, arrivederci a giovedì prossimo, sempre col programma Magia, Stregoneria e Paganesimo, in cui cercherò di illustrarvi ancora altre cose, ancora altri principi. Ricordate che i principi non sono infiniti, non sono milioni. I principi sono una decina, forse una quindicina, però si riproducono in situazioni diverse e si presentano con sfaccettature ed aspetti diversi. Questo è importante che riusciamo a capire. Arrivederci, saluto chi mi ha telefonato, chi si è messo d'accordo per vederci sul altipiano di Asiago. Ci vedremo, telefonerò e ci sentiamo. Grazie a tutti e arrivederci dalla trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.